ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi ho pensato di registrare il video dedicato ai miei beauty case, quello che ho deciso di portare in vacanza. Finalmente siamo riusciti ad organizzare un piccolo viaggio, perché durerà soltanto 2 giorni, staremo via soltanto una notte. Ahimè, quest'estate non riusciamo ad andare da nessuna parte, non riusciamo a fare una vacanza come si deve, sarà per questo inverno, si spera. E quindi ho pensato di mostrarvi quello che c'è all'interno, cosa ho deciso di portare. In questa pochette ci sono i trucchi, mentre invece in questa ci sono i prodotti di skincare. Per stare via soltanto 2 giorni, forse sono anche troppe cose, però ho detto meglio prendere qualcosina in più che qualcosina di meno. Metti che mi viene voglia la sera di fare un trucco sugli occhi, quindi mi sono presa qualcosina in più. Comunque, in questa pochette di Victoria's Secret che ho preso a New York la prima volta che ci sono stata e che mi piace tantissimo perché non è troppo grande, però non è neanche troppo piccolina, e per i trucchi è veramente perfetta perché ci stanno tantissime cose. Ho messo all'interno anche i pennelli, dipende, quando faccio viaggi più lunghi e quindi magari devo portare più pennelli, utilizzo una pochettina a parte per i pennelli. In questo caso, visto che sto via soltanto 2 giorni, ho utilizzato soltanto una pochette per i trucchi e per i pennelli. Vediamo subito cosa ho messo all'interno. Parto dai pennelli, visto che sono proprio qui in alto. Il primo pennello che ho deciso di portare è questo piccolino lilla di Essence, che è veramente molto valido. Questo lo utilizzo per applicare la cipria. In realtà il mio pennello preferito da cipria è quello di Neve Cosmetics, però è veramente gigante, grandissimo. Questo invece, essendo piccolino, avendo il manico piccolo, non è ingombrante, ci sta tranquillamente all'interno della pochette, mentre invece quello di Neve Cosmetics era un po' troppo grande per questa pochette. E quindi ho preso lui. Poi, per applicare il fondotinta, questo pennello ovale l'ho lavato, quindi ancora un po' bagnato, non posso più fare a meno di utilizzare questi pennelli, specialmente per applicare il fondotinta. Poi ho preso questo pennello doppio di Primark. I pennelli di Primark, come vi dicevo nello scorso video, sono veramente molto validi. Ho scelto questo perché ha la doppia funzione: da questa parte c'è il pennello per applicare il blush, mentre da quest'altra per fare un po' di contouring. Poi ho preso questo pennello super colorato e anche questo set di pennelli, ho iniziato ad utilizzarlo da qualche settimana e mi stanno piacendo molto. Ho preso questo per andare a pettinare le sopracciglia. Poi per gli occhi ho preso questo di Sephora, che devo ancora lavare, gli altri per gli occhi, quelli che vi mostro adesso, devo ancora lavarli tutti, intanto li ho messi nella pochette per non dimenticarli, però dopo aver registrato questo video li lavo subito. Questo di Sephora per appunto applicare l'ombretto su tutta la palpebra. Poi ovviamente un pennello da sfumatura e ho preso questo di Neve, anche questo è veramente molto buono. Poi altri 2 pennelli colorati, uno angolato un po' ciccione per andare a sempre smettere l'ombretto, e un altro piatto molto sottile per applicare l'ombretto nella rima inferiore. E poi, per quanto riguarda i pennelli, sì, abbiamo terminato. Passo adesso ai prodotti di make up e partiamo dalla base. Come fondotinta ho deciso di portare questo di L'Oreal, l'infallibile 24 ore matte nella colorazione 32 ambra, che è perfetto per il mio incarnato adesso perché ho preso un po' più di colore. Domenica sono andata con Ste in piscina e ci siamo abbronzati un pochettino di più, quindi prendo questo che è un campioncino, quindi anche piccolino, perfetto da portare in viaggio. Come correttore invece ho deciso di portare questo, che è il mio preferito del periodo, di Benefit, il correttore Boeing illuminante. È veramente fantastico, lo sto utilizzando praticamente tutti i giorni perché sapete che in estate mi piace avere un trucco super luminoso, e questo correttore è veramente fantastico perché va a illuminare tantissimo la zona del contorno occhi. Poi ho deciso di prendere questa cipria in polvere libera di Puro Bio, anche questa è veramente ottima. Poi il bronzer, questo di The Balm, il Bama Mama, che da un po' che non sto utilizzando, però essendo un bronzer molto caldo direi che è perfetto con l'abbronzatura. Poi ho deciso di portare anche il The Professional, questo gel opacizzante di Benefit, che sto utilizzando anche questo praticamente da tutti i giorni da quando me l'hanno mandato, perché va a opacizzare tantissimo il viso e poi un effetto anche super rinfrescante, e assolutamente lo devo prendere. Poi ho preso una palette, l'unica per gli occhi, ho preso la Naked Basic 2 di Urban Decay.
Questa palette è innanzitutto comodissima perché è piccolina e poi i colori che ci sono all'interno sono adatti a tutti i tipi di look e quindi con questa non sbaglio mai. In realtà, adesso che ci penso, quasi tutte le volte che devo partire, se devo portare una palette, porto sempre lei perché appunto è piccolina, c'è anche lo specchietto all'interno, poi i colori sono veramente ottimi, mi piacciono molto. Sapete che io adoro poi truccarmi con gli ombretti nude, non sono una che mette ombretti troppo particolari. Mi piace avere un trucco, ma comunque naturale, non mi piace il trucco troppo esagerato sul viso, quindi quella palette è veramente perfetta. Poi per fare le sopracciglia l'unico prodotto che ho portato è stato questo, il Cabrow di Benefit, che è il prodotto per andare a riempire le sopracciglia che più preferisco. Ho deciso di non portare il primer, che in realtà utilizzo tutti i giorni, però ho detto ma sì, per un giorno posso anche fare a meno di utilizzarlo, quindi non l'ho preso. Ho deciso di portare anche un eyeliner e ho scelto questo di Essence, è un eyeliner marrone e ultimamente lo preferisco rispetto a quello nero, proprio perché essendo marrone è più adatto secondo me anche al giorno e quindi sicuramente sì, questo lo utilizzerò durante il giorno. Tra l'altro è anche leggermente satinato, quindi mi piace molto come risulta sugli occhi. Poi ovviamente l'illuminante e ho scelto questo di Puro Bio nella colorazione 01, che è il classico color champagne che indosso anche oggi in questo video. Come mascara il mio amatissimo Lash Infinity di Mesauda. Per quanto riguarda i blush invece ne ho presi due perché non sapevo decidere. Quindi ho preso questo di Puro Bio, che è un colore che mi piace molto perché dà proprio l'effetto di guance naturali. È un blush in polvere nella colorazione 02 e ho già utilizzato parecchio come potete notare. E l'altra alternativa che ho preso è questo di Pixie Beauty, è un blush in gel che vi ho mostrato anche nell'ultimo Mi Preparo Con Voi. Questo risulta molto più naturale, molto più leggero, va a illuminare leggermente le guance, lasciando quindi proprio un effetto super naturale, giusto di guance leggermente arrossate. Questo è sicuramente perfetto per il giorno. Gli ultimi prodotti che mancano sono delle labbra. Ho scelto due rossetti di Puro Bio. Questo è la colorazione 01, che è un fantastico color nude che tra l'altro sto indossando anche adesso, però non so quanto si possa vedere perché ce l'ho su da un paio d'ore ormai. E poi ho preso questo, che invece è un rossetto rosato, anche questo mi piace molto specialmente in estate. Questo è nella colorazione 09, tra l'altro questo rossetto sta molto bene abbinato con il blush di Puro Bio, quello che vi ho fatto vedere prima, questo è lo 02. E l'ultimo prodotto che ho deciso di portare è questo duo di Pixie Beauty. Da una parte abbiamo la tinta labbra e dall'altra il gloss. Sicuramente andrò ad utilizzare soltanto la tinta labbra perché con il gloss non mi fa impazzire più di tanto, preferisco soltanto la tinta e quindi insomma l'ultimo prodotto che ho deciso di portare è lui. Poi passiamo ai prodotti di skincare che sono contenuti invece all'interno di questa pochette. Questa invece l'ho presa da H&M l'anno scorso, no, forse qualche anno in più. 2 anni fa, una cosa del genere, sì. E all'interno ci sono appunto prodotti di skincare, ma in realtà non solo, perché ho messo all'interno questa crema profumata, crema corpo di Bath & Body Works, che ho acquistato a, non ricordo se a Miami o a New York, l'ultima volta che ci sono stata, ma penso a New York. Ha un profumo, questa crema paradisiaco, è profuma di cupcake e zucca. Aiuto, ne uscite un po'. È veramente molto molto buona, super profumata. In estate utilizzo sempre 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 dopo la doccia una crema profumata perché mi piacciono un sacco, mi piace dopo la doccia andare ad applicare una crema su tutto il corpo e queste di Bath & Body Works oppure anche quelle di Victoria's Secret hanno un profumo veramente molto buono. E non posso proprio farne a meno, infatti ne ho tantissime di queste creme. Quindi ho deciso di portare lei, che tra l'altro ho utilizzato veramente poco perché è quasi completamente piena, mentre un'altra l'ho già terminata, era il profumo di mela russa, anche quella era buonissima. Comunque, poi ho preso per i capelli, perché per quanto riguarda il corpo ho deciso di non prendere niente, visto che alla fine negli hotel ci sono sempre i prodotti per andare a lavarsi e visto che stiamo solo una notte ho detto ma sì, non prendo niente. Per i capelli invece ho deciso di prendere questo, ed è questa novità di L'Oreal, è il Vive Olio Straordinario, indicato per capelli secchi e fragilizzati. Questo è un prodotto fantastico, super innovativo, infatti non è uno shampoo ma una crema lavante che va a lavare i capelli
li districa, li nutre e li lava con un solo gesto. È un prodotto che non fa schiuma e infatti mi sta piacendo tantissimo, il lavaggio è super veloce, lo tengo in posa circa 3 minuti, poi vado a risciacquare e anche a risciacquo è molto più veloce proprio perché non c'è la schiuma. Volendo potete utilizzarlo tutti i giorni perché non presenta solfati, non ci sono i solfati all'interno, quindi non vanno a danneggiare i capelli ed è veramente fantastico. Infatti ho deciso di portare lui, anche se in realtà per un giorno il boccettino è un po' troppo grande, però ho deciso di portare soltanto questo prodotto perché altrimenti avrei dovuto portare un shampoo e un balsamo, perché non posso assolutamente lavarmi i capelli senza utilizzare in un secondo momento il balsamo o una maschera. Assolutamente non lavo i capelli soltanto con lo shampoo. Questo invece, essendo proprio un prodotto che va a districare subito i capelli, non ho bisogno di un secondo prodotto per ottenere insomma dei capelli morbidi senza nodi. E questo io lo vado ad applicare quando sono sotto la doccia, passo le mani nei capelli, vado a togliere i nodi e l'effetto finale è bellissimo, anche se non li asciugo non restano crespi, non hanno i nodi, sono super morbidi e lucenti, veramente mi sta piacendo molto. Poi ho portato, ovviamente ho preso i dischetti di cotone per struccare, ho preso giusto tutto il sacchettino visto che è quasi finito, sicuramente non li utilizzerò tutti però li tengo in questo sacchettino per non fare troppa confusione. Poi per struccarmi ho preso l'acqua micellare della Garnier 3 in 1, che mi piace tantissimo, che però ho trasferito in questo contenitore più piccolino perché sennò avevo il boccettone che era troppo grande e era inutile portare dietro tutta la confezione, quindi l'ho travasato in questo più piccolo. Poi ho deciso di portare la crema per il viso, questa di Neve, crema eterea idratante protettiva per pelli grasse. È praticamente finita, ce n'è veramente pochissima, la sto utilizzando tutti i giorni ormai da più di 2 mesi e quindi insomma porto lei anche perché così la finisco del tutto. Per il contorno occhi invece ho deciso di portare questo della Natura Verde, crema contorno occhi rigenerante intensiva realizzata con acido ialuronico e burro di karité bio e anche con la bava di lumaca, 7 benefici della bava di lumaca: elasticizzante, idratante, antiossidante, lenitiva, protettiva, rigenerante e illuminante. Il contorno occhi lo utilizzo, lo applico tutti i giorni, sia la sera che la mattina, e quindi ovviamente non potevo non prenderlo. E poi l'ultimo prodotto che ho deciso di portare, poi abbiamo terminato, è questo prodotto di Pixi Beauty che sto utilizzando ormai da un mesetto tutte le mattine per lavarmi il viso. Si tratta praticamente di un fango che va a detergere il viso. Mi ci sto trovando veramente benissimo, lo vado ad applicare sulla pelle leggermente inumidita, faccio dei movimenti circolari per 30 secondi e poi vado a risciacquare. Anche questo ormai è quasi arrivato al termine perché veramente lo sto utilizzando tutte le mattine. I prodotti di Pixi mi stanno piacendo molto e questo in particolar modo perché da quando lo sto utilizzando mi sono accorta che la mia pelle è molto più luminosa e anche più pulita, ci sono meno impurità, è veramente un prodotto ottimo. E niente, vi ho mostrato tutte le cosine che ho deciso di portare in questa brevissima vacanza, durante questo weekend. Spero di esservi stata in qualche modo utile o comunque di avervi tenuto compagnia. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su e iscrivetevi al canale. Io vi mando un grossissimo bacio e se anche voi fra poco partite vi auguro buone vacanze. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao! Thank you.